Per la dinamica dei fluidi vediamo qui l'equazione di continuità e il teorema di Bernoulli. La situazione fisica è questa: abbiamo una conduttura dove passa un liquido, per esempio l'acqua. Se il liquido è incomprimibile, come l'acqua, e come in pratica sono tutti liquidi, allora, considerando un intervallo di tempo dt, infinitesimo, tanta massa d'acqua entra in quell'intervallo di tempo, dm1, altrettanta deve uscire, dm2, affinché tra la sezione S1 e la sezione S2 non vi sia accumulo d'acqua. Infatti, considerate le due sezioni S1 e S2, se per esempio entrasse più acqua in quell'intervallo di tempo di quanta ne uscisse, ci sarebbe un aumento di massa d'acqua in questo tratto compreso tra le due sezioni e l'acqua quindi aumenterebbe di densità, cosa che invece non è possibile perché abbiamo detto che la densità dell'acqua praticamente rimane costante. Quindi in qualche modo l'acqua che entra scaccia via una parte dell'acqua che è già dentro e quindi ne fa uscire una quantità d'acqua uguale a quella che entra. L'equazione di continuità rappresenta proprio questa conservazione della massa, cioè tanta acqua entra quanta ne esce. In questo disegno, questa fetta d'acqua colorata rappresenta la massa d'acqua, dm1, che sta per entrare attraverso la sezione S1. Sta per entrare vuol dire che nel tempo dt questa massa d'acqua si sposterà di una quantità, cioè di uno spostamento v1 per dt. Velocità per tempo, v1 è la velocità di questa massa d'acqua e questo spostamento permetterà a tutta questa massa d'acqua di oltrepassare la sezione S1. Contemporaneamente, una uguale massa d'acqua dm2 si sposterà di una quantità di uno spazio, velocità per tempo, v2 dt, quindi percorrerà questo spazio in modo tale da attraversare la sezione S2. Siccome nel disegno si vede che la sezione S1 è più grande, più larga, la sezione S2 è più stretta, perché questa conduttura si restringe, allora affinché queste due masse d'acqua siano uguali, è chiaro che questa seconda massa d'acqua deve uscire con maggiore velocità, in modo tale che la portata d'acqua sia la stessa, attraverso le due sezioni S1 e S2. Dunque, riassumendo fin qui, dopo un tempo dt, tutta questa massa d'acqua sarà entrata e avrà attraversato la sezione S1 e contemporaneamente tutta questa massa d'acqua che si trova prima di S2 sarà uscita, avrà attraversato la sezione S2. E come è intuitivo, vedremo tra poco attraverso la dimostrazione che la velocità 2 è maggiore della velocità 1. In altre parole, dove la sezione è più stretta, S2, la velocità di scorrimento dell'acqua è maggiore. Dove la sezione è più larga, S1, la velocità di scorrimento dell'acqua è minore. E c'è una relazione di proporzionalità inversa. Se per esempio questa sezione S2 è un quinto di questa sezione S1, la velocità 2 sarà 5 volte più grande della velocità 1. Vediamo adesso la dimostrazione. In questo breve intervallo di tempo dt, le masse d'acqua che entrano e che escono devono essere uguali. dm1 uguale dm2, ma ricordiamo che la massa si calcola densità per volume. Qui la densità è indicata con la lettera greca rho. Rho1 dv1 sarebbe il volume infinitesimo di questa fetta d'acqua, deve essere uguale alla densità 2 per il volume infinitesimo di quest'altra fetta d'acqua. Si tratta di volumi infinitesimi perché stiamo considerando degli intervalli di tempo brevissimi. Siccome poi l'acqua abbiamo detto che è incomprimibile e la densità dell'acqua praticamente non cambia, allora semplifichiamo Rho1 e Rho2 e quindi risulta che i due volumi d'acqua devono essere uguali, tanto volume d'acqua entra, tanto volume d'acqua esce, quindi in pratica rendere uguali le masse vuol dire rendere uguali i volumi. Questi volumi si calcolano con la formula del cilindro, perché queste condutture hanno una sezione circolare, per esempio, e quindi dobbiamo calcolare il volume di questa fetta che in realtà è un sottile cilindro e anche questo è un cilindro. L'area del cilindro si trova area di base, il volume del cilindro si trova area di base per l'altezza. L'altezza è la strada che percorre l'acqua nel tempo dt, quindi v1 dt. Ecco quindi che abbiamo area di base per altezza, v1 dt, e la stessa cosa facciamo con l'altro cilindro che è area di base S2 per altezza, cioè la strada che fa l'acqua per uscire v2 dt. Il tempo è lo stesso,
Di conseguenza S1V1 uguale S2V2. Si vede che il prodotto tra l'area di sezione e la velocità rimane costante. Questo vuol dire che dove la sezione è più piccola, S2, per esempio è un quinto di S1, allora la velocità per compensare deve essere 5 volte più grande di V1, in modo tale che il prodotto rimanga uguale a quello che era alla sezione 1. In conclusione, questa è l'equazione di continuità che rappresenta la conservazione della massa. Tanta massa d'acqua entra, tanta massa d'acqua esce, e dove la conduttura è più stretta, l'acqua scorre più veloce.